Oggi parliamo di una ricetta estiva, parliamo di tonno, un pesce facilissimo da recuperare in pescheria, velocissimo da preparare, pochi minuti di cottura con una salsina fresca, bella, sapida, saporita, speziata a piacere. La lista degli ingredienti di oggi è molto semplice, abbiamo del tonno già tagliato a dadini, del sesamo che andremo a tostare in un pentolino, della passata di pomodoro, dello yogurt bianco intero e della senape con cui andremo a fare la crema per servire il tonno al termine della cottura. Abbiamo scelto per l'occasione la padella Lagostina Ingegno con fondo in acciaio, quindi adatta anche all'utilizzo sulle piastre di induzione. In questo caso abbiamo quella ad effetto marmorizzato, rivestimento mineral, quindi antiaderente. Abbiamo messo nella padella dell'ottimo olio extravergine di oliva. Attendiamo qualche secondo che si scaldi l'olio, dopodiché andiamo a mettere il nostro tonno che si cuocerà molto molto velocemente. Nel frattempo che si scalda l'olio, accendiamo il nostro pentolino dove andremo a tostare il nostro sesamo. Bene, intanto mettiamo a cuocere il tonno. Prendo il sale. Il tonno non ha bisogno di lunghi tempi di cottura, per cui mi raccomando, fate attenzione, badatelo in maniera tale che non si bruci, basta appena appena che si rosoli da tutti i lati, dopodiché praticamente è pronto. Un filo di sale, se volete appena un po' di pepe, ma io non lo metterei in quanto abbiamo la senape nella crema, e praticamente questo è pronto. Nel frattempo il sesamo si tosta. Intanto che il tonno finisce di cuocersi, noi prepariamo la nostra salsa. Ecco, come vedete, la salsa è veramente facilissima da preparare. Sembra quasi una salsa rosa. Possiamo speziare a piacere la nostra salsa. Io per esempio ho qui della paprika affumicata, a cui ne vado assolutamente ghiotto, è una delle spezie che preferisco perché non è eccessivamente piccante, dà un'aromaticità, un'impronta aromatica al piatto molto molto interessante, non eccessivamente invasiva e assolutamente piacevole. Ma siccome de gustibus non disputandum est, come si dice, potete scegliere tranquillamente la spezia che preferite. Assolutamente però vi consiglierei di speziare questo piatto, in quanto il tonno di per sé non è particolarmente intenso come sapore, come aroma, rimane piuttosto delicato, per cui una puntina aromatica io la sceglierei. Se volete avere la salsa tiepida perché non vi piace il freddo di frigo, potete scaldare leggermente in un pentolino la passata di pomodoro prima. Mi raccomando, non scaldate lo yogurt perché caglierebbe, lo rovinereste, quello mettetelo sempre a tiepido e otterrete così un composto leggermente più caldo. Il nostro tonno è pronto, eccoci, siamo pronti per degustare la nostra specialità. Il tonno è nel piatto, ecco la nostra salsina con cui andiamo a guarnire e ad aromatizzare la nostra composizione. Dopo aver messo il tonno bello morbido, la salsa, quindi la nota aromatica, andiamo a mettere una nota leggermente croccante e tostata. Ecco qua. A questo piatto estivo ci abbiniamo un vino altrettanto adatto all'estate, un Gewurztraminer dell'Alto Adige, un vitigno tra i più blasonati, tra i più conosciuti e tra i più interessanti di questa zona. La cantina scelta per l'occasione è la cantina Toblino, una cantina che si trova a nord del lago di Garda ed è una cantina che vi invito a visitare in quanto ha una produzione di vini estremamente molto ampia e molto interessante. Ciao, grazie a tutti per averci seguito, alla prossima puntata e ovviamente buon appetito!